Dovrei essere in diretta. Vediamo. Muto. Dimmi che mi vede, ditemi che mi vedete. Vedi? Vedi? Non l'ho pubblicato. Esci. Cazzo, vabbè, questo live Henry the Game. Oh, facciamo entrare Henry the Game. Grande. Vediamo di invitare Henry the Game. Allora, ok. Henry the Gamer, se mi iscrivi su Facebook, ti do il link così entri anche te e facciamo un po' di casino. Allora. Questo live è dedicato alla mia piccola e ridicola collezione. Ok, adesso si vede tutto. Via, sto schifo. Allora, adesso stiamo sempre. Ok, iniziamo dalla parte bassa. Abbiamo Akira completo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Il costo di Akira è di tipo in media 14 euro a volume, perché alcuni 13, alcuni 15. Il primo numero di The Walking Dead, che è veramente una figata, quello della versione da 2,90 euro. Poi abbiamo il mio fumetto preferito, che è The Record of the Fallen Vampire, edito Star Comics nel 2009. Costo di 4,20 euro. Ho una collezione piccola perché ho iniziato a comprare fumetti 5 mesi fa e sono già riuscito a recuperare abbastanza numero. Poi, uno dei miei anime preferiti è stato pubblicato il manga da 5 mesi, che si intitola Lunar Legend Tsukihime. L'anime si trova su internet sotto Tsukihime no Hiroshi. Ok, adesso do il link dell'hangout a Henry the Gamer che entrerà a fare un po' di casino. Allora, qui mi scrivono Electro Spider, ciao Luca, ciao Povintechnic e ciao hai il tubo conveniente. Continuando con la collezione, qui ho un altro numero doppio di The Record of the Fallen Vampire, il numero 4. Che, siccome il numero 4 era leggermente rovinato, ho comprato questo, però ho scoperto che non era il 4 che era rovinato, ma era il 5, quindi ho preso un'inculata. Qui abbiamo quasi tutto, no, quasi, un cazzo, poco più della metà della collezione di Naruto, perché la sto rifacendo mano a mano, ma siccome sono tante e sto facendo molte altre serie, sto facendo veramente con calma. Ho preso per adesso i primi 16, 54, 55, 60, 61. Questo invece è un anime, un anime. È arrivato in 3D, è arrivato in 3D. Dai, regà, sulle mani! Sulle mani! Ok, Ok. aspetta 2 secondi che No, faccio sì, lo so, vedere lo so. sta merda che mi è arrivata a Natale, che non è altro che il romanzo di Naruto. Ho letto in 3 ore, sono neanche 100, neanche 200 pagine. Fa cagare il cazzo. Comunque, Henry the Gamer non è un lettore di manga, ma è un gamer, appunto. Poi magari ci farà vedere la sua collezione. A proposito, io ho qui una cosa per far rosicare Henry the Gamer. Non è qua. PS Vita. Intrattieni un po'. Allora, ragazzi, dovete ascoltarmi assolutamente. Io adesso metterò una cosa qui sotto che si chiamerà link del mio canale. Voi dovete andare tutti voi belli bambocci e iscrivetevi, se no vi viene un lama a vostra sì, viene un lama a casa vostra e vi si inchiappetta. Ok, ecco a voi una cosa per far rosicare Henry the Gamer. Quanto è bella! L'ho pagata 10 euro da un mio amico con 3 cartucce di merda e nient'altro, però almeno andava e c'aveva già le batterie dentro. Quindi Lo buona sai che ho fine. preso la partner? Hai pigliato pure te la partner? Ma mica in 620 Germania non si fa. iscritti.
Cioè, a me non. Mirko, chiudi che sennò Febo fa casino. Esci e chiudi, esci e chiudi. Sì. Io ce ne ho 180 e non me la dà la partner. Perché io sto a 680, sì, a 630, 600. Gli iscritti. Sì. Ma come cazzo fai? Vabbè. Continuiamo con la collezione. Sto Io zitto. sono un fanatico del shoujo, ovvero i manga d'amore, e quindi c'ho più shoujo che shonen. Qui abbiamo un fumetto edito Clamp, quindi Star Comics, di 3 volumi che si intitola Mi piace perché mi piaci, la storia fa morire, è bellissimo. Uno shonen che io considero shoujo, che per te andrebbe benissimo, che è Anedoti. Dall'autrice di 100% Fragola. Edito Clamp. Questi 4 numeri che mi sono stati regalati, vediamo se ci sono altre qualche domande. Andrea Ricchione prova a disattivare il microfono. Io ho Questo è risposto, il io ho risposto, Spider. io ho già risposto. Ah, ok. Comunque, baci rubati. Non so se avete visto il film. I passi dell'amore è tipo una storia che ti ammazza. Lui si innamora di lei, lei si innamora di lui, lei si ammala di leucemia e lui le fa fare tutte le cose che voleva fare prima di morire. Perché devi eliminare sempre tutto? Poi, osti, qui Honey Blood, lui è un vampiro, lei è un'umana, lei si innamora di lui. E lui si innamora di lei. Tipo Twilight? Sì, una cosa. No, vabbè, non è proprio Twilight perché alla fine lei non diventa un vampiro. L'unica caratteristica bella, cioè, che mi è piaciuta è che lui, quando dà il suo primo bacio a una ragazza, può succhiare il sangue solo a lei. Poi abbiamo uno dei miei shoujo preferiti. Aspettate che sono forti. Mi devi ringraziare che ti ho fatto arrivare a 190. No, Se c'è scritto qualcuno. mi sono scritto io con questo canale. Dirla. Allora, vabbè, SLH, l'autrice Aya Shuoto, e da poco è uscito, cioè deve uscire tra qualche giorno, un nuovo fumetto della stessa autrice che si intitola He is My Vampire, che ho già ordinato. Questo lo lasciamo qua. Questi 4 volumi che ho trovato in offerta. Intanto tu guarda se ci sono domande. Ah, ok. Ho scritto Sì, Il hai ragione, Cavaliere Oscuro. Electro. Sì, stanno complottando contro di me perché ero con quei due scemi prima in Hangout. Ah. Vabbè, storie Stanno lunghe. rosicando perché sei entrato da me che sono più bello e più bravo. Esatto. Ok. Qui 4 volumi comprati in offerta usati a 50 centesimi l'uno. È tipo, la storia è fantastica, si intitola Merupuri di Matsuhiro, il principe dei sogni. Edito Planet Manga, il costo originale era di 8.000 euro. 5 euro l'uno. Il fumetto che una persona che mi sta seguendo vuole comprare. Adesso spero che mi scriva su Facebook. Dimmi che. No, vabbè. Allora, tipo Another, molti di voi avranno. Cioè, molti di voi siete sette. Un Electro Spider. Allora, Another, l'anime è tipo la cosa più bella del mondo, il manga è ancora meglio, ma le storie sono completamente diverse. Nonostante, l'unica cosa che sono simili, sono i personaggi. Il costo era di 4,91. Un fumetto coreano che ho letto solo il primo perché mi faceva leggermente cagare al cazzo. Un attimo che io intanto preparo la mia di collezione. Vai. Chiudiamo.
un fumetto, un altro fumetto giapponese, dal titolo Osti. Uragiri, che è tipo, io avevo comprato tipo i primi otto, uno dietro l'altro, senza sapere la storia, perché quello della fumetteria mi fa: ah, guarda, è molto simile a Vampire Knight. Però Vampire Knight era una cosa, non mi aveva detto che cazzo sta facendo. Da guardare Andrew the Gamer intanto che balla Gangnam Style. No, che pirla. Allora, comunque, dicevo, ho comprato i primi otto, ma il fumettaro mi ha detto che era molto simile a Vampire Knight. E l'unica cosa che non mi ha detto è che, vabbè, sapevo la storia di Vampire Knight, ma non mi ha detto che a differenza di Vampire Knight, in questo le storie d'amore sono fra uomini. Quindi è da considerarsi una specie di shonen ai, quindi uno yaoi. Però, ormai ero arrivato ai primi otto, ho detto, continuo a comprarli. Vabbè, comunque è carino. Nonostante i personaggi siano strani, è tornato Andrew the Gamer. E qui lo mettiamo a posto. I primi tre numeri, e queste che avete visto fino adesso erano quasi tutte collezioni complete, tranne Uragiri. Adesso iniziamo con tutte le collezioni che sto facendo. Primi tre numeri di Pandora Hearts. Il primo mi è stato regalato, se no neanche iniziavo a comprarlo. Non ci ho ancora capito niente della trama, però sembra carino. Sperando Hai letto il commento di Electro Spider? Quello su Naruto? Oh. Ha scritto: Naruto lo tieni per pulirti il culo quando manca la carta igienica. Sì, ormai sì, perché Naruto secondo me sta davvero facendo cagare ultimamente. So che molti mi odieranno per quello che ho detto, però è diventato troppo simile a Dragon Ball. Va bene che Kishimoto aveva detto in intervista che alla fine si era ispirato a Dragon Ball. Sai che? Oddio, sono io. Madonna, che pazzo. Kishimoto aveva detto in intervista che si era ispirato a Dragon Ball, però non pensavo fino a questo punto. C'erano personaggi del valore di Rock Lee e Neji che avevano una storia. Questa storia ormai non si sa. Cioè, è stata persa completamente. Qui comunque ho i primi tre numeri di One Piece, però non ho soldi per continuarli. Andiamo su Yokoi, il pulcino innamorato, un altro shoujo. Il primo capitolo l'ho trovato, il primo episodio dell'anime lo trovate su YouTube, scrivete il pulcino innamorato, però c'è solo un episodio, quindi niente. Bellissimo. Edito Planet Man, Planet Shoujo, 4,50 euro. L'unica serie che sto facendo bella. Ah no, che cazzo sto dicendo? No, niente, niente, sto scherzando. Un altro fumetto Planet Manga di Chiyo Kenmatsu. In poche parole, il nome di questo fumetto è più difficile del nome dell'autore. Il nome dell'autore è Chiyo Kenmatsu. Il nome del manga è Kaita Isshinsho Zero. La cabosche ce l'hai fatta. È una figata pazzesca, tipo. Ci sono quest'infermiera e questo dottore che vanno in giro a combattere dei demoni e i bisturi che utilizzano per combatterli, cioè sono dei bisturi ma sono delle spade tipo pazzesche, ma loro li chiamano bisturi. E a me sta cosa è piaciuta molto, è l'unico motivo per cui sto continuando a leggere questo momento, perché per il resto la storia non è molto bella. I manga del mio anime preferito in assoluto. Elfen Lied, costo 6,50 euro Minchia. e non li merita, perché va bene, la storia è completamente originale a quella dell'anime, cioè originale, completamente uguale a quella dell'anime, però cazzo, i disegni sono fatti abbastanza di merda, cioè. Oddio. No, non puoi vedere, se non sono immagini per te. Di fianco c'è mio fratello. Se tu saresti nella mia mente, non sapresti cosa io ho. No, Sei scherzo. cupo. Ormai non lo so parlare più l'italiano. No,
Ah, ricordiamo che Andre the Gamer è in diretta direttamente, in diretta direttamente, in diretta direttamente dalla Germania. Un fascista e vive lì. No, no, Allora, ok. qui un'altra serie che sto facendo, Planet Manga, 4,50 euro, si intitola Bloodlad, davvero bello bello bello. È la storia di questo vampiro nerd che cerca di salvare un'umana che si innamora di. Bello, bello davvero. Poi abbiamo un volume da 10 euro che ho comprato usato a 50 centesimi, Ah, Madonna. che non è altro che Troy, ovvero l'Iliade. È l'Iliade in fumetto. I No, disegni sono una cosa davvero? pazzesca. Davvero? Sì, guarda che roba. No, ma lo devo comprare pure io, non mi interessa. Porca troia. Ah, una figata pazzesca. Io ho provato anche a riprodurre uno di quei disegni. Se trovassi la mia Ma tessera dici che metallica. se lo compro merita? Cioè merita i 10. Cioè. Guarda, io me lo sono letto in 10 minuti. Ma Sì, ma io che non leggo da tipo 4 anni non penso. no, comunque, io non avrei mai comprato 10 euro. Per 50 centesimi, cazzo, è un bel investimento. Per 10 euro, io che non posso permettermi di comprare molti fumetti, no, però te che magari c'hai i soldi che ti escono dal culo. Sì, magari. Cazzo, te ne frega. Secondo me è un acquisto, cioè un bel acquisto. Ma poi anche perché ritrae alla perfezione quella che è l'Iliade originale, cioè non va al di fuori della trama. Ovviamente taglia tutto perché è un solo fumetto, taglia tutta la parte iniziale, fa vedere una piccola introduzione in cui Paride conquista Elena e se la porta a Troia, e tutto questo è riassunto in meno di 5-6 Paride. pagine. Anch'io ci ho pensato. Poi qui abbiamo i volumi di anteprima, che non sono altro che le uscite, dai, che non sono altro che le uscite successive di 2 mesi. Il costo di anteprima è di 1 euro, quindi è un investimento fantastico. Non la pago, cioè me la danno gratis, quindi ancora meglio. Oddio. Porta Elena Troia. Allora, poi nell'ultimo ripiano, intanto tu guarda se ci sono Ah, sì, è commenti. vero. Andrea ha i manga, no? Andrea c'ha solo giochi. Quindi niente. Poi c'è la c'è Mondo Paolo. Oh. Poi c'è il tubo conveniente, ci dice Andrea, facci vedere la tua collezione. Di che collezione intendi? Dipende. Se di giochi va bene. Finisco e poi commentiamo tutti i tuoi giochi. Tanto che ho finito. Nell'ultimo ripiano, ultimo ma più importante, sto facendo tutta la serie in DVD dei Cavalieri dello Zodiaco. Figata. E sta facendo questa edizione davvero figa. Di solito quando escono con i giornali vari, Corriere della Sera e troiate varie, le fanno davvero male. Invece questa hanno fatto tipo il primo. Prima uscita hanno fatto il cartonato pubblicitario figo, che ovviamente tengo qua. Seconda uscita, la cassetta per contenerli. Terza uscita, insieme a quest'altro cartellone che vedete qua dietro, hanno fatto anche quel poster lì, figo figo, ovviamente appeso. E sono arrivati al dodicesimo. Escono settimanalmente da 9,90 euro, infatti mi stanno sudando tutti i soldi, e sono 18, una figata paura. Poi ovviamente c'ho i manga dei Cavalieri dello Zodiaco 1992 della Granata, si vede ancora il prezzo in lire. Ah, Madonna. E vabbè, una figata. Becchi come me. Non dico il prezzo perché gente potrebbe ammazzarmi. 10 euro. 50 centesimi l'uno. Minchia. Quello mi ammazzano, perché non li trovi da nessuna parte a 50 centesimi. E poi sto tenendo via tutti i foglietti che si trovano in ogni episodio.
E in ogni foglietto c'è il nome originale con la storiella di un personaggio. Qui abbiamo Tisifone, che il nome è... Aspetta, eh. No, non mi dica che sai leggere il cinese. Ma che cazzo di... C'è scritto in... Ah! O Fucius, no Shaina. Shaina sarebbe il nome. I nomi dei cavalieri, giusto per curiosità, sono Andromeda, si chiama Shun, Phoenix si chiama Hikki, Crista del Cigno si chiama Hyoga, scritto Hyoga, Pegasus, bravo, niente, si chiama Seiya. Poi ci sono tutti i nomi dei cavalieri d'oro, ma me ne ricordo pochi. Il cavaliere d'Ariete, che sarebbe il grande Mur qui in Italia, si chiama Sono io. Aries Nomu, stai zitto. Poi c'è il Cavaliere della Vergine, Virge Noshaka, e poi gli altri non me li ricordo. Comunque sì, qualcosa di giapponese so leggere. Però poca roba, katakana e qualche hiragana, i kanji neanche me li sogno. Ne esce uno nuovo ogni giorno in Giappone che è di kanji. Boh, direi che ho finito. Ora passiamo alla collezione di Henry Allora, cari spettatori, oggi presentiamo la collezione di Andre Gamer che si presenta con non solo giochi di computer, ma bensì anche giochi di PC, sì, bella. Anche giochi di PlayStation. Come primo, non preferito, ovviamente, abbiamo Medal of Honor Limited Edition. Bel gioco, l'ho giocato circa, l'ho finito la campagna 6 volte. Driver San Francisco, un gioco stupendo, pagato, cioè, ho dato dei vecchi giochi via e mi sono preso questo gratis. Un bel gioco. Fallout 3, mai finito perché ha una storia di tipo 20.482 ore. Già, Fallout è una cosa pazzesca. E poi ho usato tipo le cheat, che tipo mi davano la pistola laser, ammazzavo con un colpo. Poi, questo è un gioco che io ho odiato dalla prima missione e l'ho cancellato dopo la seconda. Perché devi controllarti prima di tutto a te, uccidere i nemici e devi controllare anche tutta la squadra. Ah, Ghost Recon è bello, io avevo comprato la crack da Steam. Sì, però questa cavolo, cioè devi controllare, cioè devi uccidere anche dei nemici e poi devi dire anche la squadra dove devono andare. Cazzo, è difficile fare tutte e due. Poi, Mirror Stage. Questa figazza. Mirror Edge. Ah, beh. No, Mirror's Edge, non Mirror. Mirror Edge, non Mirror Edge. Poi, questo non so, penso che mi sputtanerà mezzo mondo dopo che avranno visto questo. No, dai, me lo devi dare. No, ma tanto c'è un sito che lì ti scarichi tutto con torrent, che è una meraviglia. Io ho appena finito di installare Minecraft a GTA 4. 60 kilobyte al secondo. Guarda Grazie. Hitman. qua. Il 2, che l'ho comprato con... C'è ancora, guarda. L'ho comprato con quella cosa nel settembre del 2005 da Giochi Computer. Pensa quanto è vecchio. Questo è un gioco che io adoro. È uno dei PES che io adoro di più, stranamente. Io odio i giochi di calcio, FIFA, PES, non riesco a sopportarli. Questo è del 2002, questo è del 2006, questo è del 2004 però di MotoGP, e poi un gioco che ha fatto la mia infanzia è questo. Cioè, stupendo. Le botte che davi, madonna. E però non so dov'è uno dei miei migliori giochi, stranamente. E non so dov'è il cofanetto, Battlefield 3. Quello è... Non so, è un gioco Vabbè, dai, spaccato. Battlefield. Io non riesco a capire. Io non ci ho mai giocato a Battlefield, ho visto qualche gameplay su internet e sinceramente non riesco a capire quelli che dicono che Cold è meglio di Battlefield. Questa è una raccolta d'oro, secondo me. Fast and Furious. Mai Tutti e DVD? quattro, sì. Ah. Tutti e quattro. Però adesso aspetto che esce il 5 e mi prendo anche il 5. Intanto ho sentito che sono cominciate le riprese del 6, quanto ho capito. Poi... Ok,
Ma dove cazzo Sì, li metto io questi le lasciugo? videocassette Disney e tutto il resto ce l'ho di là. Ah, guarda cos'è arrivato mio fratello Natale. Sono le botte che ci siamo dati. Oddio! Nerf! Oddio! Cazzo, per sbaglio me ne ha sparato uno nell'occhio, ma sai che male? È che non sparano piano sti cosi, eh! Ti vedi? È peggio nell'RPG quando. Ho avuto l'occhio viola per tutto il cenone. Cosa pazzesco. No, a me per Natale mi hanno regalato queste. Queste. E la scheda video. Proprio gamer. Ah, a me è arrivata un'altra cosa a Natale, oltre a questa merda. Dentro questa merda c'era un foglietto di mia cugina con scritto: caro appassionato di manga, ti piace questo libro? Non ho voluto risponderle. Me l'ha inviato Babbo Natale dal Polo Nord. Dai, cerca bene dentro che c'è un'altra sorpresa. Io ho fatto così. E sai cosa è uscito? 50 euro. Quasi. 30. Un buono sconto per la fumetteria di 30 euro. Ci ho preso! Che è andato via per questi due fumetti. Minchia. 15 euro l'uno. Figa, vabbè. Minchia. Questo è il mio libro d'inglese. Quanto deve Questo dare? è. Però guarda lo spessore. Quanto è pagato il libro d'inglese? 40. Sì, 27. Vabbè, ma è giusto per farti vedere quanto cacchio è grosso. No, perché, cioè, stranamente alcuni libri di scuola costano più dei manga. Questo non va bene. No, esatto. Perché i libri di scuola si usano molto meno dei manga, quindi Esatto. dovrebbero costare Non tipo. metti in paragone con un'altra cosa, proprio per farti cagare sotto da quanto è grosso sto fumetto. Questo è il numero 7 di Harry Potter. Cristo. Oddio. È quasi È quanto. No, cioè è uguale. uguale. Sì, è uguale, è identico. Cioè, e poi è anche più lungo. Esatto. Dio. Ma poi c'ha dei disegni. Aspetta, in questi nel 5 e nel 6 non tanto, ma nel 3 e nel 4 Hanno ci fatto i sono big money con disegni. questi. Hanno fatto i big money con questi fumetti. Sti cazzi. Ma guarda che disegni. Porca troia. Ma quelli sono fatti tutti a mano. Sì. Poi La Madonna. nel Figa. resto dei disegni ci ha messo la retina, sai cos'è? Non sai cos'è? Guarda No. Ti ho detto che leggo pochissimo. che ce ne trovo Io uno per col cielo. finire un libro di calligrafia media, non media, cioè. No, cioè, era piccola abbastanza. Aveva 230 pagine. Ho finito in un anno e mezzo. Guarda che roba. Cioè, Porca troia. ma sono ogni casa è definita benissimo. E ce Ci ne avrà saranno. messo 3 giorni solo per disegnare questo. Ma ci avrà messo 10 minuti, è questo che mi fa incazzare. Ma dai, ma non può essere. Che Cristo è? Ma quello che imitazione è della bomba di Hiroshima? Vabbè. È una cosa simile. Akira è un fumetto ambientato in un futuro post-nucleare. Ah, E questa bomba nucleare che aveva distrutto Tokyo era un ragazzino di nome Akira che quando è sfasato perché ha visto morire un amico, diciamo che le sue onde cerebrali si sono espanse per tutto Tokyo, boom, è esplosa. figata. Ma il bello è che era un bambino tipo di 10 anni grosso così, magro magro. E tipo te Lo trovo. un fumetto di questo in quanto lo leggi? 2 giorni. Ma guarda, ti dico, io l'ho comprato insieme ad Another, il 2, il 3, il 4 di Another, ho comprato il 5 e il 6. E ho iniziato alle 11 di sera a leggere Another. Ho finito a mezzanotte, fai Another. Da mezzanotte alle 2:30 mi sono letto il 5 e il 6 di Akira, ci ho messo 2 ore e mezza, quasi, forse 3 per 2 di Akira lì. Minchia, poco.
Vabbè, sicuramente c'è gente che ci avrebbe messo 6 ore l'uno, però c'è anche gente che magari ci metteva neanche un'ora a fumetto. Come... Ma comunque anche questi sono letti da sinistra, cioè da destra a sinistra, vero? No, questi sono giapponesi ma sono scritti all'americana, cioè normali da Ah. sinistra. Ok. Comunque, Bella foto, io bella foto. Bella volevo... Eh? foto. Bella foto su. Questa? Sì, quella è quella. Autografata? Sì. È pure autografata. Se si Ma... vede. Porca troia. Qua. Quanto sei fortunato, sì. Ok, ma perché tipo ero a Milano, credo. E io ero tipo mezzo frocio, andavo in giro con i fumetti delle tipe. Cioè, teen, geek, quelle Ma puttanate lì. la cosa bella, lo sai chi è che non so, cioè non so chi è quella. Cioè chi è? Britney Spears. Quella. Sì. Non può essere, non ci assomiglia. Ah! Oddio! E tipo giravo con sto post, cioè con sto team di merda, a un certo punto giro e c'erano le pagine dei post. E poi l'ho messo via, dopo averlo finito di leggere, entriamo in sto negozio. E minchia era dentro sto negozio. Ma col foglio, con un pennarello. Oh Fammi sto cosa? cazzo. Fammi sto cazzo Comunque. d'autografo. Io ho una piccola idea. Andiamo a Propongo di fumare. sfogliare l'anteprima che è uscita a gennaio e di vedere le uscite di marzo. Ok. Io intanto provo a vedere se funziona GTA 4. Allora, la Marvel non mi interessa, quindi io direi di saltarla tutta. Ah, un attimo, c'è solo un commento, ci scrive Foxy Foxy Sam. Samp, bella, Bella. bella bro, bella. Yo. Allora, la Marvel non mi interessa, meno che meno, me ne sbatto il cazzo. La crack? Dici, no, di GTA, non quella di Ecco, fumare. qui c'è una cosa abbastanza carina che io non comprerò perché non leggo il fumetto, però è abbastanza carina per gli appassionati. Ratman Collection 95. È la parodia, come abbiamo visto Allen, come abbiamo visto 299 più 1, è la parodia dei Vendicatori. Infatti si intitola Arrivano i Vendicatopi. Vabbè. Esce il 14 di marzo, costo di 2,50 euro. Ole, siamo arrivati ai manga. Allora. Due maestri dell'animazione, un capolavoro. Dal celebre regista di Tokyo. Non c'ho voglia di leggere e non mi piace. L'11 marzo esce un fumetto che si intitola Giappone 2 anni dopo, che è un fumetto alla memoria del sisma seguito dallo tsunami che ha distrutto metà Tokyo. È un fumetto commemorativo del costo di 16,90 euro. Qua. Poi vediamo Occhi di Gatto, sì. Complete Edition, 7,90 euro. Qui ci sono i manga che non mi piacciono. Vediamo Elfen Lied numero 4. Aspetta che c'è una notifica su FB. Eleni Yagami ha pubblicato qualcosa in YouTube Union Group. Ah, è un nuovo membro. Comunque, qui c'è scritto Loris scrive mi sponsorizzate. Ai 100 faccio il contest. Cazzo, cos'è che significa mi sponsorizzate? Oh. Allora, aspetta, cioè, so cosa vuol dire. Vabbè, oh, iscrivetevi al canale di Loris. No, lo sai cosa dovresti fare? Condizione schermo, come faccio io normalmente, tipo andare sul canale, dire le solite cazzate varie, iscrivetevi, eccetera, eccetera.
Io non so mica sbatte. Infatti. Oddio, funziona GTA. Così. Comunque, MPLI 4 uscirà sempre a marzo, 6,50 € con sovraccoperta la solita minchiata che dovrò comprare. Però mi girano i coglioni. Oh, sai cos'è uscito? Ho già ordinato, devo andare a prenderlo. È morto. Andri the Gamer! Ah, sì, dimmi. Sai cos'è uscito? Cosa? Ci sono? Ehi, guarda! Aspetta. L'uomo tigre. No, quel cartone è stupendo. Non so se il Sì, manga è lo quello stesso. pirata. Cioè, non so se il manga è lo stesso, ma il cartone Sì, no, il ha manga è fatto lo la mia infanzia. stesso. È tipo con le Fatto la mia infanzia. copertine uguali alla prima edizione giapponese. Una figata. Costo di 4,50 € oltretutto. Di solito i fumetti che fanno uscire adesso 180 pagine, 6,50 € o 5,90 €. Questo qui ne ha 184 su 4,50 €. Quando l'ho visto, figa. Oh. Casella, ordinamelo. E quindi qui vedremo il terzo numero. Biblioteca mistica di Dantalian, il numero 3 a marzo. Cazzo, mi ispirava, però non c'ho soldi, quindi non lo comprerò. Gundam. Non c'ho. Ah, comunque ha fatto la ristampa di Gundam. Tokyo Esp, che sembra davvero carina la storia. 4,50 €. L'attacco dei giganti. Tutti gli appassionati di manga shonen, l'attacco dei giganti è tipo il manga. Però a me, io non sono appassionato di manga shonen, quindi il manga non mi piace. Fullmetal Panic Sigma 16, sempre a marzo, 4,50 € il 28 di marzo, quindi quasi ad aprile. I Cavalieri dello Zodiaco The Lost Canvas. Non lo compro perché i Cavalieri dello Zodiaco mi fanno cagare il cazzo, se non la prima serie. No, cazzo, la prima serie è una roba pazzesca. Io ne ho tre in croce. Ho visto l'anime della Biblioteca Mistica. Miriana Mirtil, vabbè, Miriana mi scrive su Facebook, mi ha scritto: ho visto l'anime della Biblioteca Mistica. Io gli rispondo: cacciami il link immediatamente. Allora, Death Note Black Edition 3 di 6. Sulla pagina di Facebook molti ci chiedono: cos'è che prendo le pastiglie? Molti ci chiedono se Death Note ci piace, ma mi è successo anche per messaggio di Facebook. Da quando avevo messo il mio link sulla pagina, mi era uscito scritto, cioè mi avevano aggiunto un po' di persone, quindi mi chiedevano cosa ne pensi di Death Note. Allora, Death Note ne hanno già parlato moltissime persone, eh. E secondo me Death Note alla fine è bello perché è un bel fumetto. Però fino al numero 6. Tu hai letto, no, zio? No, spero, devo dire che anche io ne ho sentito parlare bene. L'unico manga che ho letto, anche se la gente dice che fa schifo, a me, io non lo so, cioè, ma Bleach è una fottutissima, bellissima storia. Lo so che la gente dice che è una merda, però a No, me beh, non piace. è una merda, è come Naruto o Death Note. C'è gente che lo idola e c'è gente che lo odia, non c'è una via di mezzo. Io sono la via di mezzo di Naruto, cioè Naruto cazzo è bello, ma ormai non è più il Naruto con cui è iniziato. Cioè, io mi ricordo questi quattro volumi, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, lo scontro Zabuza-Aku contro il Team 7, cazzo, fa paura. Ma non ci sono più stati scontri di questo calibro, se non Jiraiya contro Pain. No, Itachi contro Sasuke. Itachi contro Sasuke no.
Non è Minecraft. Poi scusa, il pezzo che cosa si fa? Cosa? Una battaglia epica. Naruto contro Sasuke. Ma che cazzo stai dicendo? Eh sì. Dai zitto. Naruto contro Sasuke stava Sì. nella prima. Cosa ho detto? Che la prima serie è bella, non la seconda. Ah. Comunque, ritornando a Death Note, fino al 6 era bello perché era davvero bello. Però da quando è morto L, se ricordo bene. Ah, Death Note. Sì, no. Ovvio che merita, mi scrivono su Facebook. Death Note merita. Però, cioè, dopo la morte di L hanno messo personaggi che non sono stati in grado di sostituirlo. Io devo andare, se no mia mamma mi uccide. Henry, Sì. ci sentiamo un altro giorno, dai. Ah, chiudi live? Anzi, sai cosa devo fare entro 2 settimane? Cosa? Forse faccio un live con Dario Moccia. Minchia. Magari ti famo entrare se fai il serio, perché alla fine quello di cui parleremo sarà un argomento serio. So se hai sentito la storia di Amanda Todd. Di chi? È una ragazza che si è ammazzata dopo aver subito fenomeni di bullismo. Amanda come? Amanda Todd, ti do il link del suo video di YouTube che ha lasciato prima di ammazzarsi. E Va bene, dovremmo fare un live su questo argomento. dai. Va bene. Però vabbè, ne Passamelo qui in parleremo chat, alla fine. se ce l'hai. Buon, io chiudo live. Ginga. Sì, Ginka, stai zitto. Ci vediamo. Ci sentiamo su Facebook, agli Ciao. altri, ciao. Che cazzo vuoi? Ah, te ne provo. Ciao a tutti! Allora, regà.